Buongiorno a tutti cavalloni e bentornati in questo gameplay di Resident Evil 2 Remake. Ora, penso di avere abbastanza roba nell'inventario, perché non mi ricordo cosa ci avevo messo dentro l'ultima volta, ma controlliamo comunque per essere sicuri, perché tipo mi servirebbe... No, va bene. Speriamo solo di non incontrare Mr. X qua, in giro. Perché non sarebbe per un cazzo bello. Devo semplicemente attivare questo... Non penso di poter attivare l'ascensore, vero? Ovviamente. Access denied. Però posso attivare questo coso. E di là avevo già fatto tutto, quindi... Hola! Grazie mille. Spero che il campione sia qui. Lo spero anch'io, spero di non dover combattere con il Tyrant. Perché sono cazzi. Perché sono cazzissimi adesso. L'ultima battaglia è stata piuttosto facile, ma adesso d'ora in poi andrà un po' peggio, immagino. Cosa abbiamo? Una videocassetta. Dov'è che potevo vederle le videocassette? Che non mi ricordo. Sapete che non me lo ricordo per un cazzo. Macchina da scrivere. Macchina da scrivere, cast oggetti. Non c'era un posto dove vederle? O potevo vederle solo su? Solo dall'altra parte del coso? Ok. Penso di sì, però vabbè, fa niente. L'ho presa. Questa che è? Una granata, mi fa comodo. Mi fa molto comodo. Scusate, fatemi alzare un attimo il volume, perché sennò non sento un cazzo di cosa succede. Che altro perché sta andando la lavastoviglie in background. Sa che non la potete sentire, ma è qua che va. No, non lascio niente. Però qua c'è un coso. Cos'è? OSS? Allora, usalo. No, no, non lo usare così. Cazzo. Ok, non l'ho fritto, vero? Spero di no. OSS. Quindi questo. Sapete che non ho idea di cosa sto facendo. Eccolo. Perfetto. Fatto. Mettiglielo dentro. Corrente ripristinata, immagino. Oh yes. Oh yes. E non devo neanche più usarlo, quindi posso metterlo a posto. Bella. Deposita, grazie. Volentieri lo deposito. Allora, dicevamo. C'è roba importante qua attorno? No, però qua... Ah, eccolo il videoregistratore per la videocassetta, giustamente. Vediamola. Dottor Birkin, cosa sta facendo? Virus G identificato. Entriamo. Mi piace che uno è entrato dal soffitto così, solo per lo style. Questo è il lavoro di una vita! Non lo avrete mai! Scordatevelo! Abbiamo degli ordini, dottor Birkin. Glielo chiederò ancora una volta. Birkin, non fare cazzate. Beo, l'ha voluto lui, eh. Che cazzo ti è saltato in testa? Gli ordini erano di catturarlo vivo. Ah, ecco. Martinez, sei un idiota. Martinez, dico, perché c'è il suo nome. Ma c'è stato un problema. Ha opposto resistenza e è stato abbattuto. come lo guarda, come lo sta giudicando. Esatto, signore. Ricevuto. Preleviamo il campione. Beh, è andato tutto bene, insomma. Muoviamoci. Com'è che è diventato un mega zombone? Ah. Sono questi i campioni del G.
Volevo la continuazione del filmato. Ok, fammi depositare, grazie. Benissimo, andiamo. Ha preso tutto? Non ho preso tutto? Ah, postina di William Birkin. Mittente Jane Doyle, oggetto sospendere ricerca su G. Umbrella Corporation ha deciso di sospendere tutte le ricerche su G al laboratorio sotterraneo Nest. I fondi sono stati tagliati al direttore e il direttore del laboratorio, William Birkin, è stato rimosso dal suo incarico. Mittente B.E. Chi è B.E.? Non lo so. Grazie alla sua mail, dottor Birkin, le alte sfere hanno espresso interesse per l'arma biologica in grado di evolversi. I costi non sono un problema. La nostra è tra le compagnie più solide degli Stati Uniti. Scusate. Scusate. Richard Kessler, congratulazioni. Ho avuto la buona notizia. G è quasi pronto. Strano che tu non abbia mai pensato di riportarlo al laboratorio di ricerca del quartier generale. Ma forse posso chiudere un occhio. Comunque, che ne dici di inviarci i dati? E non preoccuparti, hai fatto un buon lavoro con G, ma ce ne occuperemo noi d'ora in poi. Oggetto, richiamo. Lei è sospettato di aver violato il suo contratto con Umbrella Corporation. È chiaro che ha rivendicato la proprietà del progetto G e che ha avuto contatti con l'esercito statunitense senza alcuna autorizzazione. Lei è chiamato a rispondere alla convocazione del comitato di indagine entro 24 ore. Qualcuno è nei guai. Ehi, hey, oh. Ok, non c'è più un cazzo di niente qua. Devo... No, scusate, ho sbagliato ad aprire questo coso. Ma non devo vedere nient'altro? Che mi segna che c'è altra roba qua. Ah, forse intende qua. Decisamente intende qua. Che cazzo è sto posto? Ok. Ah, una erbetta blu. Era questo? Sì, era questo. Sto ancora pensando a che ganzo che sono stato a uccidere quei leaker nell'ultimo livello. Polvere a sparo gialla. Not bad. Che schifo, non mi spruzzate? Ah, ok, grazie. Se mi asciugate dopo sono contento. Qui non c'è niente. Va bene, allora continuo. Sembra non ci sia proprio nulla. Oh, ehi. Ehi. Perché parlo? Cos'è questa... questo laboratorio del male? Oddio, che cazzo è? Oddio, ma quante casse mi danno? Ok, altra polvere gialla. Erba rossa. Questo cos'è? Un acquario? Posso distruggerlo? No. Un altro cassone, bene. Fa piacere. E un coso dove salvare. Cosa faccio? Salvo? Ma sì, why not? Ma proprio why not? Qui che c'è? Polvere da sparo grande. Mi sta dando un po' tante cose, eh? Allora, com'è che si faceva con la polvere da sparo? Le gialle combina con della polvere da sparo normale per creare cartucce per fucile. Combinano due per creare come munizioni magnum. Direi magnum, no? Direi magnum, yes. Yes. Direi di sì. Yes. Direi di sì, yes. Combina. Benissimo. Forse è il caso di prenderne un'altra. Cioè di prendere un'erba verde e combinare. Why not? Facciamolo. Facciamo che combiniamo questa con le due erbette qua e facciamo una mega erba. Yes, baby. Andiamo. Allora, che altro c'è? A parte questo computer, che ovviamente posso vedere, di diario di ricerca. Soggetto 449. Dopo aver innestato l'embrione G nel soggetto, è stata praticata un'incisione di 50 cm dal torace all'addome e abbiamo monitorato la situazione. Con l'aiuto della squadra medica, il livello di conoscenza del soggetto è stato mantenuto tra 15 lucido GCS 10. Tuttavia, il livello di coscienza si è deteriorato e non è stato possibile. Cazzo! Madonna, scusatemi. Non so perché continuo a sbadigliare oggi. Possibile proseguire, dicevo. Abbiamo dunque proceduto allo smaltimento del soggetto.
Frequenza di crescita, soggetto 501. Il virus G è stato somministrato al soggetto 501. 501 è mutato nella forma G ed è stato inserito in un gruppo di 30 soggetti. Dopo 2 ore e 36 minuti, a tutti i soggetti eccetto uno era stato impiantato un embrione. Tutti i soggetti sono stati smaltiti. Durante l'esperimento, uno dei soggetti ha perso il controllo e si è tolto la vita. Esperimento resistenza virus T, soggetti 628639. Somministrato il virus G al soggetto 628 con lieve resistenza al virus T. Il virus è stato poi introdotto nel soggetto 639 in cui 628 aveva, con cui 628 aveva un forte legame affettivo. 628 ha mostrato segni di resistenza, ma gli è stato impiantato un embrione dopo 24 minuti. Ok. La resistenza al virus T non ferma il deterioramento mentale causato dal virus G. Molto bene, buono a sapersi. And now, qua. Beh, è facile. Ma perché non stai zitto, maledetto? Perché non stai zitto? Beh, è facile, ha detto. Ecco, cazzo. Chissà chi arriverà adesso, cazzo. Brutto stronzo, perché dici che è facile? Ah, ok. Avvio isolamento. Oddio, avvia isolamento istruttore. Bene. Buonissima cosa. È ora di andarmene fuori dal cazzo, direi, eh. Ok. Già. Ok, forse dovevo prendere un po' più di munizioni. Oddio. What? È mio? Wow, che cazzo è? What? Che diavolo succede? Perdona, Will. Mi hai dato altre scelte. Bel taccazzo rosso, porcona. Cosa gli stai sparando con azoto liquido? Wow. Lo hai chiamato William. Ottimo. Perché? Perché si chiamava William. Perché è finita così? È soltanto colpa della Umbrella? Beh, non proprio soltanto, E non sei coinvolta in tutto questo? Sì. Ma tutto questo non sarebbe dovuto accadere! Allora raccontami. Fin dall'inizio. Sentiamo. Annette, sentiamo. Flashback! Non lo avrete così facilmente. Beh, sembrava piuttosto morto, veramente, però va bene. Mio Dio, William, che cosa hai fatto? Mi hanno sparato. Tu hai creato questo mostro. Abbiamo creato il virus, ma non immaginavamo. Non trovare scuse inutili. Sta muovendo. Ecco già. Oddio. Oh, cazzo. Ok, va sempre peggio. Wow. Che cazzo stai facendo, ciccia? Non possiamo farlo scappare. Vabbè, mi mandi a morire così? Wow. Ah, sono in una super arena. Scusate. Ok, dove cazzo scappo? Ok, uno l'ho preso. No. Fermo. Au, cazzo. Malissimo mi ha fatto. No. Ouch. Pericolo. Sono già in pericolo, cazzo. Prendiamo un'erba verde, sì, grazie. C'è un mix. Molto volentieri. Oh mio Dio, che cazzo stai facendo? Wow. Ma sei pazzo? Cazzo. Non posso schivarlo, è impossibile. Faccio schivarlo. Come cazzo?
cazzo faccio a schivarlo? Porca la puttana. Ok, è il momento di usare la magnum. Vaffanculo. Oh oh, oh oh. Preso, stronzo. E adesso cosa intendi fare, bastardo? Oh oh. Preso, stronzo. Ti picchio. Oh sì, no no, fermo, 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 fermo. Sì, questo. Oh yes, baby, brucia. Brucia, baby. Woo-hoo-hoo. Yes, baby. Oh cazzo. Oh cazzo. Oh cazzo, non è contento. Non è contento. Non è contento. Oh oh. Ok. Fammi prendere le cose, grazie. Fammi prendere altre cose, grazie. No, fammelo prendere, ti prego. Ok, ciao. No, 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 no. Aia. Aia. Mi ha ucciso? Cioè, questo mi ha ucciso? Ok, bene. Ah. Ok. Devo impegnarmi. Devo decisamente impegnarmi questa volta. Cazzarola. Cazzarola, incazzatissimo. Direi di non perdere tempo e spararli immediatamente con la magnum. Se riesco a colpirlo. Ok. Ah, adesso c'è di nuovo tutta la cutscene. Potrò ben saltarla, no? Ma non mi poteva mettere immediatamente lì nel... Salta. Ok. Preso, uno. Cazzo, ne ho sprecato uno. Ne ho sprecato uno, malissimo, malissimo, malissimo. Male, 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 ma male, male. Cosa? Come ho fatto a non colpirlo? Preso. Deve tipo girarsi. No, cazzo. Ok, ci sono. Preso, stronzo. Wait, 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 wait. Oh yes, baby. Brucia, baby. Brucia, baby. Yuhuu. Io continuo a bruciarti finché non crepi, bastardo. Oh, cazzo. Mi sa che sarà più difficile di così. Ok. Torna qua. Torna qua, merdone. Preso. Non provarci. Oh, cazzo. Questo faceva male se mi prendeva. Preso. Ultimo, ultimo, girati. Cazzo, cazzo. Wow. 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 Preso, stronzo. Preso, bastardo. Ok. Cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo. E adesso come diavolo faccio? Che diavolo stai facendo? Oh merda. Ma stai scherzando? Fanculo. Ok. Siamo molto calmi. Wait. Cos'è quello? Au! 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 Fa parecchio male questa cosa. Ouch! Via, 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 via. Fammi prendere questa cosa. Cos'è? Una flashbang? Ok. Sì, attivala. Cioè, equipaggiala. E poi lanciala. Volentieri. Ciao. Ok, 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 ok. Cazzo, non l'ho preso. Merda, merda. Merda. Ok, dovevo prendere più munizioni per quella roba. What the fuck. Dovevo assolutamente prendere più munizioni. Assolutamente. Sta andando male perché non le ho prese. Wow. Devo prendere più munizioni. Decisamente, sì. Sì, 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 sì. Dov'era il first aid? Era questo? Ti prego, dimmi di sì. Sì, era questo. Curati. Curati, Leon. Grazie. Au! Ma sei serio?
Stai calmo, bastardo. Ah, ce l'ho fatta? Ce l'ho fatta! Oh, sì! Oh, grazie signore. Ok. Tutto è bene quel che finisce bene. Più o meno. Con me sanguinante, insomma. Ma tutto è bene. Quello che finisce bene. Dove cazzo devo andare? Ok, qua c'è un... sembra esserci un first aid. No, e invece è una... una bomba. Qui invece sembra esserci qualcosa. Cos'è? Combustibile del lanciafiamme. Questo mi serve. Un flashbang. Proietti calibro sti cazzi. Che mi servono però. Ok. Poi un botto di munizioni per la pistoletta, che ormai me ne faccio un cazzo. Però vabbè, così è. Prendiamone anche gli altri. E poi, basta, finito. È ora di andare. Sembra che quello sia color codato per essere la mia via di fuga. Ok. Ok, ho solo due colpi. Bella. Stai bene, Annette? Perché sembra che tu stia benissimo. È profonda. E fa male, cane. Fidati. Mi fido. Non so se credo. Promettimi che distruggerai il campione del G. No, è una prova. Ci penserà l'FBI. Chi? FBI? Ti fidi di quella stronza? Beh, figa. Cosa vorresti dire? Lei non è dell'FBI. È una mercenaria. E tu come lo sai? Lo vuole vendere. Il virus G andrà al miglior offerente. No, stronzate. Spero sia così. Ma se il virus finisse nelle mani sbagliate, non... Tipo quelle di tuo marito? Idiota, eh? Vuoi farmi la morale adesso? Vabbè. Non ho parole. A parte andiamocene fuori dal cazzo immediatamente. Queste sono le mie parole.